Versando l'acqua calda nel caffè in un pentolino, Sì, quello che infatti è basterebbe. quello che facciamo qua in Colombia. Ciao a tutti e tutte, benvenuti Ciao! a Coffee in a Bean Shell, il piccolo podcast molto acido sul caffè. Come vedete, oggi parliamo in italiano per una puntata Bonus. bonus. Senti, ma da italiano? Che stavamo digerendo un pochettino. Io ho una Che domanda. domanda hai? Prima di dire il titolo, come si chiamerà questa puntata, da italiano. Cosa ti viene in mente quando si parla di caffè? Beh, io sono un italiano un po' atipico, però direi espresso. Dirò che non era molto scontato come risposta. Cioè, siamo preparata. Sì, no, oggi parliamo l'episodio, il nome di questo episodio, di questa puntata, in inglese è The Other Way to Drink Coffee, in italiano è L'altra via. C'è un'altra via per bere caffè che non sia l'espresso. Non è una puntata di critica all'espresso, anzi. No, anzi, mi è venuta anche voglia di, soprattutto adesso che da tanto che non beviamo un espresso, però appunto mi sembra che non è una risposta scontata, anche perché alla fine l'Italia, cioè io da esterna, da straniera, per me gli italiani parlano di espresso come se fosse il caffè generale, cioè caffè uguale espresso, Esatto, caffè uguale espresso, ma sappiamo che che in non è. realtà non è così, perché alla fine la macchina espresso è stata inventata per una necessità di avere una bevanda non analcolica e veloce da bere in fretta, infatti come si fa tuttora con l'espresso al Sì, bar. le prime macchine addirittura ci mettevano un Sì, minuto era con più lungo. pressioni più basse. Adesso siamo arrivati a macchine molto potenti. Però sì, diciamo che per l'italiano il gusto dell'italiano è settato sull'espresso. E la cosa più simile all'espresso è la moka, che tra l'altro in Colombia si beve in maniera completamente Completamente. differente. La moka da 12 la bevete in 4 mettendomi nel caffè. Però sì, quindi diciamo l'idea di questa puntata, senza farla troppo lunga, era quella di dire: bellissimo, non è una critica all'espresso, pensiamo che l'espresso sia un metodo estrazione favoloso, però c'è un'altra via. C'è un'altra via per bere il caffè, anzi, molta gente che non lo sa, si può bere il caffè avendo del caffè macinato e dell'acqua calda. Basta. Per infusione e basta, sì. Quindi versando l'acqua calda nel caffè in un pentolino, Sì, quello che infatti è basterebbe. quello che facciamo qua in Colombia, perché alla fine la moca la utilizziamo più che altro quando sono poche persone, perché alla fine qua si beve il caffè più lungo. Invece se siamo già in 8-10 persone si fa un caffè in infusione che è semplice per tutti. Sì, quindi l'idea era quella di mettere uno strumento a disposizione perché cosa ci siamo resi conto? Che in Italia, la patria della gastronomia e tutto, si esalta, no? L'espresso, il caffè italiano, ma il caffè italiano non è nient'altro che il modo di estrarre il caffè. E questo, secondo noi, ha messo un po' in ombra la qualità del caffè. Sì, più che altro anche perché c'è un blocco culturale, perché le persone non sono disposte o aperte ad assaggiare qualcos'altro, cioè non vogliono nemmeno sapere che il caffè non è solo espresso, che Sì, che l'espresso è. appena vedono un caffè più lungo lo chiamano il tè di caffè, la tisana di caffè, e dicono: no, ma questo cos'è? Acqua sporca. In realtà è quello di cui ci siamo non resi conto, ma in generale la qualità del caffè viene molto messa in ombra dagli espresso, diciamo, al gusto italiano. Il gusto italiano è settato su dei parametri molto industriali, per cui dicono: noi vogliamo un espresso forte, A cui duro. metto due cucchiaini di zucchero. Esattamente, Però. però scusami, è il blocco culturale che dicevi tu, è la domanda che io mi sono fatto spesso, che ci siamo fatti insieme. Cavolo, ci sono molti sommelier in Italia, c'è tanta gente che conosce le birre, conosce il pane e ricerca quella qualità, e poi però sul caffè, nada. Ed è molto strano perché sono gli stessi recettori, no, che si dovrebbero attivare. Sì, che in realtà per noi alla fine non siamo riusciti ad arrivare ad un'unica risposta, non c'è una verità assoluta, cioè infatti è Assolutamente anche no. un po' difficile da capire per noi, perché appunto si parla del vino, della qualità, vino naturale, però sul caffè non si vuole fare quel passo avanti. No, non si vuole fare quel passo avanti, per motivi appunto culturali, Sì, vabbè, storici, di anche. orgoglio, però
Però per noi, ed è l'obiettivo di questa puntata, come posso dire, molto breve, ma che volevamo fare anche in italiano per il mercato italiano, era, c'è, al di là che c'è un'altra via di bere il caffè, che non è soltanto con strumenti molto complicati, tipo il V60, la Calita, il Chemex, l'Aeropress, la French Press, in realtà poi è molto semplice, però si può fare anche a casa. E soprattutto, quello che noi diciamo spesso agli amici quando gli portiamo un caffè specialty di alta qualità è: anche Mocha, prova questo caffè 5 giorni di fila, poi vediamo se riesci a tornare indietro. Cioè, torni al caffè normale e ce la fai a livello gustativo. Questo amaro, questo bruciato spesso, riesci a continuare a berlo? Qualcuno è andato avanti, qualcuno si è fermato, però l'obiettivo è quello di valorizzare la materia prima. Quindi conosciamo, si può fare un buon espresso, si fa con 100% arabica, anche con una piccola percentuale di robusta, si può fare un buon espresso, si può fare una buona mocha, ma soprattutto c'è un mondo incredibile legato al mondo delle estrazioni, e la cosa che tocca personalmente noi è la qualità. Giusto, anche perché alla fine, parlando di qualità, è molto più semplice berti un espresso, anche se non è buono, che berti lo stesso caffè preparato in infusione o in filtro o in un altro metodo, dove si sente molto di più tutta la parte di difetti e sapori che ormai, cioè che secondo me sono anche sgradevoli per una persona che è abituata all'espresso più commerciale. Assolutamente, tu hai questi sì, 20 mg, 25 mg di espresso, li metti piuttosto nello zucchero se non è buono, ti fai lo shot e via, mentre ovviamente diciamo l'ampiezza aromatica in un caffè filtro è molto più grande, per cui sentiamo anche se beviamo un caffè cattivo, le note cattive si sentono di più. Bene, dateci un feedback su questa controversia, cosa pensate sull'espresso, c'è spazio secondo voi di migliorare? Noi siamo fiduciosi anche perché le nuove generazioni si stanno aprendo molto e diciamo che per chi sente su Spotify la puntata finisce qui dopo la chiusura, ma per chi invece ci segue su YouTube e Instagram vi lasciamo un pezzettino, perché in realtà questa è l'ultima puntata che facciamo alla Colombia perché stiamo tornando in Italia. Questo è Coffee in a Bichel, ricordatevi che il caffè è un frutto e fa un lungo viaggio per arrivare nella vostra tazza.